Benvenuti ad Alba, benvenuti in Langa. Oggi siamo qui al ristorante Piazza Duomo, io sono Enrico. Vi presenterò uno dei modi migliori per gustare il tartufo bianco, che è il servirlo con un uovo fatto al paletto, come dicono qua. Da noi si dice in cereghin, cioè all'occhio di bue. Partiamo subito con l'elenco degli ingredienti e poi vi mostrerò i due punti cruciali. Tartufo bianco d'Alba, uova di taglia piccola, burro fresco, burro nocciola aromatizzato con salvia e aglio, crema di latte fresco, acciughe al sale dissalate, delle nocciole tostate condite con del sale e del pepe, una pasta di nocciole Piemonte non dolce, e sul mercato stamattina abbiamo trovato degli splendidi porcini. Farina di tapioca da mischiare con l'acqua di tartufo nero per la riduzione di acqua di tartufo. E per chiudere una acqua di tartufo nero che andremo a preparare in riduzione. Okay, iniziamo subito con il burro nocciola e il burro salvia. Mettiamo appunto a sciogliere il burro con aglio e salvia e lo lasciamo sfrigolare sul bordo della stufa. Il secondo passaggio, abbiamo detto, è quello di far sciogliere le acciughe. L'acciuga con il tartufo, a parer mio, si sposa molto bene. Molto dolcemente la fate sciogliere. Vedrete che come l'acciuga prende calore, si sfalda, si disfa e diventa proprio una poltiglia quasi liquida. Completate con la crema di latte, riportate sulla piastra, fate riprendere ancora un po' di calore e una volta che vedrete che l'acciuga, una volta che sarà tutta sciolta e che non vedremo più i filetti ancora interi, l'andremo a filtrare. Abbiamo il burro nocciola aromatizzato alla salvia e aglio che sta andando in cottura, sta andando benissimo, vedete che sta sfrigolando. La panna all'acciuga è pronta, l'acciuga è sciolta, andiamo a passarla. Eccoci. Vedete che la crema di latte ha preso questo color nocciola, color acciuga, si è leggermente addensata, giusto la consistenza che serve per affiancarla all'uovo. Il burro sta diventando di questo colore proprio nocciola, il profumo è sempre più intenso. Una delle ultime cose da fare sarà appunto mettere l'acqua di tartufo con la farina di tapioca per farla poi ridurre e addensare. La tapioca ci serve in effetti per due cose: per bilanciare la sapidità e per dare la consistenza alla salsa. La facciamo proprio bollire così. Un altro passaggio, quello diciamo più lungo e più importante, che se volete potete anche non utilizzare come ultimo ingrediente, è solo un dettaglio che noi usiamo qua al ristorante Piazza Duomo per dare più coreografia al piatto. Le coste bianche tagliate a pezzettini irregolari, non c'è bisogno che siano precisi, burro e acqua tutto insieme a freddo, e lasciamo proprio stracuocere la costa bianca. Quando appunto l'acqua sarà quasi ridotta e le coste saranno belle cotte e spappolate, potremo frullarla per ricavarne una crema, una crema proprio bianca, così, che andremo a stendere. Ora passerò questo composto, la crema di bietola. Antonio lo stenderà su un silpat da pasticceria e poi lo andremo ad asciugare, questo foglio di bietola di costa bianca, in forno a una temperatura compresa dai 45 ai 50 gradi, e lo asciugheremo più o meno per un 5-6 ore per avere appunto questa sfoglia che assomiglia anche, se volete, a un foglio di pasta. E questa poi noi la utilizzeremo da mettere sopra all'uovo per dare una decorazione, per dare una coreografia un po' diversa al piatto. Allora, siamo giunti alla cottura dell'uovo, che è la parte più importante e più tecnica, dove bisogna stare più attenti della ricetta. Molto delicatamente lo rompiamo
e lo facciamo sciogliere, scendere così. Prima di tutto dovete mettere il burro nel vostro tegame, farlo sciogliere molto molto lentamente, questa quantità di burro vi fermate e insieme al burro del sale, perché un uovo va sempre salato sotto, non potete salare un uovo una volta che è nel tegame sopra, perché il sale aggredisce il tuorlo e rimarranno dei puntini bianchi sul tuorlo. Adagiate molto delicatamente l'uovo e lo lasciate andare così in cottura, ecco, senza che ci siano queste, non deve sfrigolare così tanto, lo fate sempre girare così. Se inizia proprio a bollire, rallentate alzando la padella. La cottura del tuorlo, che non deve restare cremoso, morbido, non andrà troppo avanti perché l'albume lo protegge, eh? Vedete che c'è proprio un bello zoccolo, no? Quando l'uovo è fresco, vedete, ha proprio uno zoccolo che protegge il tuorlo, e man mano che andiamo avanti l'albume si coagula. Ho tenuto un po' di salsa di crema della Costa Bianca e metto un po' di salsa sul fondo del piatto, un po' anche di salsa di acciuga, metto qualche nocciola e un po' di pasta di nocciole per dare aspetto un po' più coreografico, a fare un po' delle macchie come se fossero le colline della nostra langa. Allora, ho coppato l'uovo con un coppapasta, lo porto ancora un pochettino sul calore e con una spatola leggermente bagnata prendo il mio uovo e lo appoggio nel piatto. E poi appunto aggiungiamo anche il burro a nocciola aromatizzato con aglio e salvia. Metto ancora un po' di nocciole che daranno una nota croccante sotto, nascosta. Riduzione di tartufo nero. Nasconderò qui sotto già un po' di tartufo bianco. Ora lo coprirò con la sfoglia di bietola, a fare come una cloche sopra all'uovo, un po' di tartufo bianco, degli splendidi porcini, piccola nota verde di cerfoglio a dare un po' la sensazione terrosa del fungo e del tartufo. Eccoci qua, l'uovo al paletto, come dicono qua in langa, al tartufo bianco e porcini. Salsa di acciuga, riduzione di tartufo nero.